Questo è il sesamo nero. C'è qua Shana. Eccoli qua, amici. Oggi in Cina è la festa delle lanterne, Yuan Xiao Jie. Festa delle lanterne, che è una festa che si celebra il 15° giorno del nuovo anno. Con questa festa si conclude il capodanno cinese. Durante questo giorno si mangiano delle palline di riso glutinose chiamate Han Yuan, va bene? Queste sono al gusto sesamo nero. Quindi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta e come si cucinano, ok? Allora, vediamo un po' qui come funziona. Praticamente non bisogna scongelarli, si possono comprare anche freschi, però la maggior parte delle persone compra un pacchetto così al supermercato, è molto comodo. Praticamente tiriamo fuori il pacchetto dal congelatore e inseriamo queste palline di riso glutinoso all'interno dell'acqua bollente. Quindi quando l'acqua bolle mettiamo le pannine e poi dopo 5-7 minuti più o meno sono pronti. Allora, adesso vado ad aprire il pacchetto. Eccoli qua. Faccio vedere. Queste palline simboleggiano la pienezza, la ricchezza, l'abbondanza per via della forma. E la pallina si è suicidata. Va bene, quella non la mangiamo più. Comunque, dicevo, perché hanno una forma sferica e quindi simboleggiano la pienezza, la ricchezza, l'abbondanza. Inizia a bollire. A questo punto direi di cominciare a tuffare le palline. Comincio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liu, che è anche un numero fortunato in Cina, quindi ne mangiamo 6. Niente, adesso aspettiamo 5, 6, 7 minuti e quando vengono a galla queste palline di riso sono pronte. Tanto queste direi di rimetterle nel congelatore, altrimenti poi fanno una brutta fine. Allora, io direi che ci siamo. Qui spengo, vado a scolare queste palline che nel frattempo sono diventate proprio delle bombe. Sento già l'odore di sesamo molto forte, anche se sono raffreddato e questi giorni non riesco a distinguere bene i sapori. Siamo giunti al momento finale, l'assaggio. Questa è la pallina, immagino che scotterà tantissimo. Allora, è molto glutinosa, ecco perché si chiama pallina di riso glutinosa. Poi dipende dal vostro gusto se vi piace o meno il sesamo nero. Guardate, guardate il sesamo, molto buono. Questo è un dolcetto magari per una merenda. Insomma, c'è questa tradizione oggi di mangiare queste palline di riso Han Yuan. E niente, oggi questo video vi abbiamo fatto vedere come funziona. Voglio farvi vedere comunque la consistenza. Sembrano morbidissime ed infatti si sciolgono in bocca. Sono un po' mollicce, perché sono appunto così morbide che appena le metti in bocca si sciolgono. E poi c'è l'esplosione del sesamo nero. Va bene, amici, questo video era dedicato alle palline di riso glutinose, ai Han Yuan. E niente, se magari vi capita di andare al supermercato cinese e leggete questi caratteri, provateli perché sono buoni e sono facilissimi da preparare.